ha preso il via nel pomeriggio di ieri nell'Aula Magna Benedetto Croce dell'Università di Teramo il quarto forum internazionale del Gran Sasso, evento multidisciplinare ideato dal Vescovo di Teramo Atri Lorenzo Leuzzi e dall'Università degli Studi di Teramo. Il titolo di questa edizione è Allargare gli orizzonti della carità per una nuova progettualità sociale. Impegnati fino a sabato 2 ottobre nel polo didattico Silvio Spaventa dell'Ateneo Teramano, saranno oltre 400 relatori per 22 aree di studio e ricerca. Ad aprire questa edizione il segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin. Credo che il tema di questo forum sia quanto mai attuale, no? Proprio in questo senso, nel senso che diceva lei, cioè allargare gli spazi della carità e quindi lavorare concretamente per una ricostruzione materiale. Ho visto che ci sono tanti cantieri aperti qui a Teramo e quindi molto bene, anche se è stato colpito varie volte dal terremoto questa città. Ma nello stesso tempo, ecco, ricostruire moralmente, ma credo che è un appello generale, perché viviamo nel tempo della post-pandemia. E allora, ecco, c'è davvero bisogno di recuperare la speranza e di ricominciare da nuovo, ricominciare meglio, che è un po' anche l'appello che il Santo Padre continua a ripetere a tutti, no? Non si esce come si è entrati nella pandemia, però dipende da noi uscire in meglio, uscire in peggio. Io credo che la grande carità intellettuale che dobbiamo svolgere oggi, a parte tutti gli aspetti più istituzionali, sia proprio quella di far sì che le persone possano, diciamo, pensare, riflettere, ecco, in un'epoca in cui si reagisce d'immediato senza questa capacità di distanza e di riflessione, e poi naturalmente anche la dimensione spirituale, la dimensione trascendente, quindi sviluppare proprio quelle che sono le dimensioni di fondo della persona, anche la sua relazione con Dio. E quindi il nostro sforzo e il nostro impegno e la sfida è proprio quello di cambiare un po' il paradigma della nostra società. Lo siamo invitati a farlo grazie anche proprio a questo scossone che ci è venuto dalla pandemia, no? Però, come dicevo prima, ecco, non è automatico. Ecco, bisogna che lo vogliamo, bisogna che veramente ci mettiamo a ragionare in termini di apertura, di solidarietà, di condivisione con gli altri, altrimenti rischiamo di rinchiuderci nel nostro egoismo e di andare avanti, ma non andremo da nessuna parte.